Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Il 2023 è agli sgoccioli e quindi lo sapete, è tempo di guardarsi indietro e fare un bilancio, in particolare un bilancio delle letture. Infatti oggi sono qui per mostrarvi la mia top 10 delle letture del 2023. Devo fare prima delle premesse velocissime, giuro, però fondamentali. Allora, la prima è che io per questioni tecniche di programmazione del canale, eccetera, sto registrando questo video con un po' d'anticipo. Manca ancora una settimana alla fine dell'anno e sicuramente in questa settimana porterò a termine dei libri che per ovvi motivi, non avendolo ancora finiti o in certi casi iniziati, non potevano rientrare nella top 10. Poco male perché comunque anno nuovo, come sempre, farò uscire un video tier list o magari lo faremo in diretta. Fatemi sapere se vi piace l'idea. In cui classificherò tutte le letture del 2023 e quindi nel caso ci siano degli aggiustamenti da fare potremmo farli in quella sede. Seconda premessa importantissima, questo non è una classifica di qualità, cioè non necessariamente il primo libro della classifica è il più bello, il più riuscito, il meglio scritto, il più profondo, eccetera, perché io non sono una critica letteraria, l'ordine è un ordine puramente soggettivo, quindi i libri, a parte che poi insomma questa della top 10 è un po' un gioco che faccio con voi, è un po' uno scherzo perché non è che nella mia testa ci sia un distacco così netto. Tutti i 10 libri che vi citerò sono libri che mi sono piaciuti tantissimo e li ho messi in ordine un po' così per costruire un video carino e divertente, almeno spero. Ma comunque è un ordine di gradimento mio, di quanto i libri mi abbiano effettivamente colpito, quanto mi sono rimasti impressi, quanto mi abbiano fatta riflettere o mi abbiano intrattenuta, perciò insomma non vi offendete se un libro che secondo voi è un capolavoro della letteratura sta in una posizione bassa rispetto a un altro che invece secondo voi vale di meno. Semplicemente è una questione di totalmente soggettiva in questo caso. Bene, allora, prima di cominciare con il video, come al solito, vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti e volete sostenere il canale, potete farlo semplicemente iscrivendovi, commentando, piacciando e condividendo i miei video. E se poi volete o potete fare qualcosa di più, avete a disposizione qui sotto in descrizione tanti modi per farlo. C'è la wishlist di Amazon per fare un regalo libresco al canale. Tutti i libri di cui vi parlerò saranno linkati ad Amazon attraverso link affiliati. Poi c'è la pagina Ko-fi per offrirmi un simbolico caffè o te una tantum e aiutarmi a migliorare le attrezzature del canale, comprare libri, eccetera. In descrizione trovate anche tutti gli altri miei contatti social, se va di seguirmi anche su Instagram, TikTok, sono sbarcata da poco anche su Threads o Threads, ancora non ho capito come si pronuncia, quindi insomma se vi va trovate tutto qui sotto, compreso anche il gruppo Telegram, perché vi ricordo che nel 2024 arriverà un nuovo programma di lettura, un nuovo gruppo di lettura, quindi se volete rimanere aggiornati, ovviamente uscirà il video anche qui sul canale, però dal gruppo Telegram sicuramente non vi perderete niente. Detto questo, vi aspetto ovviamente qui sotto nei commenti per sapere la vostra sui libri che vi citerò, come sempre, ma anche per sapere quali sono state le vostre letture migliori del 2023, così ci scambiamo un po' di consigli. Bene, allora cominciamo con ovviamente la decima posizione. Al decimo posto ho messo un libro che obiettivamente non è un capolavoro della letteratura, però è un libro che mi ha colpita molto, che mi ha molto divertita, mi ha molto intrattenuta e ha, diciamo, rispecchiato le mie aspettative quando si parla di genere fantasy. Il libro in questione, non vi sorprenderete, penso, perché da quando l'ho letto ve ne ho parlato spesso, approfittando di book tag e altro, è Gli inganni di Locke Lamora di Scott Lynch. Non è un libro perfetto, pure io, gli ho trovato alcuni difetti, tra cui, ve ne ho parlato, insomma, fino allo sfinimento, la caratterizzazione dei personaggi, che ahimè è piuttosto, carente, però è un bel fantasy vecchio stile, come piace a me. Cioè, io quando cerco un fantasy, cerco questo. Se poi l'autore o l'autrice riesce a mettersi anche, dei personaggi ben caratterizzati e carismatici, meglio ancora, qui purtroppo l'autore non ce la fa. Però rimane un romanzo di grandissimo intrattenimento che mi ha divertita tanto e che soprattutto è un romanzo di evasione vero e proprio, nel senso che mi ha calato totalmente in un mondo estraneo, un mondo inventato dall'autore, ma inventato così bene, costruito così bene, con un tale dettaglio che non mi ha fatto minimamente percepire
l'invenzione dietro, la falsità di questo mondo. Tanto è ben realizzato, tanto è ricostruita bene l'atmosfera che si respira a Camor, che è la città in cui si svolge la vicenda. Una città che ricorda un po' Venezia, un po' Amsterdam, grazie appunto ai canali che la attraversano. È una città portuale, un importante centro commerciale in cui l'aristocrazia, quindi il signore della città e la nobiltà, coloro che detengono il potere, abitano in un quartiere ben distinto dal resto della città, un quartiere inaccessibile, tra l'altro molto particolare perché ci sono queste costruzioni di una sorta di vetro però indistruttibile, cangiante, che sono misteriose perché non si sa bene queste costruzioni chi le abbia realizzate e come. E poi c'è tutto il resto della città che si dispiega ai piedi di queste torri dove abitano appunto i signori. E in questa città molto viva e fiorente si muovono tutta una serie di persone. In particolare non ci soffermiamo su i ladri, perché i nostri protagonisti sono una banda di ladri, bastardi gentiluomini, che andando contro a quelle che sono le regole della criminalità della città, prendono di mira proprio la nobiltà, coloro che in teoria sarebbero intoccabili. E lo fanno utilizzando tutta una serie di stratagemmi, travestimenti, dissimulazioni da veri e propri artisti della truffa. Ovviamente poi alle loro azioni si andranno ad incastrare tutta una serie di altri giochi politici di potere che attraverseranno l'intera città, e quindi Locke Lamora, che è il protagonista, e la sua banda si troveranno tutta una serie, ad affrontare tutta una serie di ostacoli che ovviamente metteranno a dura prova l'ingegno del protagonista Locke. Ve l'ho detto, al netto dei difetti, è un bellissimo romanzo di intrattenimento. Non vedo l'ora di leggere il seguito. E niente, mi ha fatto tornare ragazzina ai tempi in cui ero alle medie o ai primi anni di liceo, in cui leggevo soltanto fantasy e mi appassionavo tantissimo a questo tipo di storie. Anno nuovo sicuramente arriverà un video più completo di bilancio in cui snocciolerò anche un po' di numeri, però già vi anticipo che quest'anno non ho letto tantissimo a livello quantitativo per tutta una serie di motivi. Mi ero posta una sfida su Goodreads di 70 titoli, che poi verso la metà dell'anno un po' ridimensionato a 60 perché ho visto che non ce la facevo, e comunque non l'ho raggiunta perché bene o male credo che leggerò sui 50 libri. Vero però anche che quest'anno ho letto diversi mattoncini, e infatti alla nona posizione troviamo un bel mattoncino, ovvero Gli Effinger di Gabriele Tergit. Devo dire che sono molto contenta perché questo libro l'ho letto proprio grazie al mio stesso gruppo di lettura, e in questa classifica ci sono diversi titoli che ho letto insieme a voi proprio con il GDL, quindi sono molto molto contenta che alla fine questi libri mi siano anche molto piaciuti, e il fatto di averli letti per il GDL mi ha anche spinto a studiarli meglio, ad approfondirli meglio per poi appunto discuterne con voi, e quindi questo mi ha fatto ancora più piacere perché mi ha spinto a approfondire ancora di più queste letture. Come vedete, è un bel mattoncino, siamo sulle 1000 pagine ed è un bel romanzone familiare. Non è piaciuto a tutti e non è un libro che piacerà a tutti a causa di alcune sue caratteristiche, però è una tipologia di romanzo che invece a me piace tantissimo e infatti è finito in classifica. Di che cosa parla gli Effinger? Come dicevo, è un romanzone familiare che racconta la storia della famiglia Effinger attraverso varie generazioni. Si parte alla fine dell'Ottocento in Germania. Gli Effinger sono una famiglia di artigiani, sono orologiai e provengono dalla provincia, dal sud, se non sbaglio, della Germania. Sono ovviamente una famiglia ebraica, e il figlio, uno dei figli degli Effinger, Paul, ha delle ambizioni diverse. Si rende conto che dopo l'unificazione la Germania è rimasta un po' indietro, è una realtà ancora un po' arretrata, rurale e provinciale, ma sta prontamente cercando di mettersi al passo con altre grandi potenze industriali dell'epoca, come l'Inghilterra. E quindi alcune zone della Germania, tra cui la capitale Berlino, sono in pieno fermento perché in pochi anni si sta realizzando la vera e propria industrializzazione. Paul quindi vuole in qualche modo cavalcare l'onda e mettere in piedi un'azienda, un'industria. Ovviamente però non ha i fondi necessari, quindi
deve trovare qualcuno che creda nel suo progetto, farsi aiutare magari anche dai fratelli e da altre persone per realizzare questa sua impresa. Ovviamente non sarà facile, anzi sarà molto difficoltoso all'inizio riuscire a trovare il campo giusto, riuscire ad ingranare, ma alla fine Paul e il fratello ce la faranno e gli Effinger da famiglia di classe media di provincia diventeranno un'importante famiglia della borghesia ebraica berlinese. Una famiglia ricchissima e noi lo vedremo anche attraverso le descrizioni delle abitazioni degli Effinger che si faranno sempre più sfarzose, piene di tessuti, ci verranno mostrati i balli, i ricevimenti. Siamo proprio nel periodo della Belle Époque e nel momento di massimo sfarzo di questa classe sociale, che però piano piano andrà incontro ad un declino a causa della prima guerra mondiale, fino poi a arrivare agli anni di ascesa del nazismo e quindi alle persecuzioni che colpiranno gli ebrei. Questo è un immenso affresco storico che attraverso le vicende della famiglia Effinger, dei vari personaggi, dei conflitti generazionali che si svilupperanno tra padre e figli, tra padre e figlie, tra nonni e nipoti, a causa proprio del fatto che la società cambia velocemente, quindi cambiano i valori, cambiano gli ideali di questi personaggi, ci racconta poi in realtà la storia della Germania e come la Germania è cambiata profondamente a livello culturale, a livello sociale ed economico, e ci mostra anche molto bene come si è arrivati all'ascesa del nazismo, perché niente nasce da niente, ma è tutto un concatenarsi di eventi che ha portato poi al disastro della Seconda Guerra Mondiale e a quegli eventi drammatici legati appunto alla persecuzione degli ebrei, e gli Effinger, essendo una famiglia ebraica, sono ben calati all'interno di questo contesto e gli esempi di antisemitismo si registrano già dalle prime pagine. È un romanzo, come dicevo, non è adatto a tutti perché mette al centro più che le storie dei protagonisti il racconto della storia. Eterno Flusso si doveva chiamare in origine questo libro perché la protagonista assoluta del romanzo è proprio la storia, i movimenti ciclici del percorso storico che arriva e travolge completamente i personaggi, trascinandoli in una sorta di vortice che torna sempre su se stesso. Infatti, all'interno del romanzo si percepisce questa ciclicità, questo ritorno, questa ripetizione. E i personaggi sono ovviamente completamente travolti da questo, diciamo, da questo flusso storico. Ecco, e quindi di conseguenza le loro storie ci vengono raccontate in modo piuttosto frammentario, non c'è introspezione psicologica dei personaggi, quindi è anche difficile empatizzare con loro perché non c'è mai eccessivo trasporto emotivo, non ci si ferma mai, non ci si sofferma mai troppo sui sentimenti dei personaggi, sull'elaborazione del lutto, che pure torna perché ovviamente questi personaggi subiscono anche eventi drammatici, perdite terribili, c'è la guerra di mezzo, quindi sono costretti a sopportare tremende privazioni, però non è questo l'interesse principale dell'autrice. Anche le storie dei personaggi sono al servizio del racconto della storia e quindi per questo motivo vi dico che non piacerà a tutti. A me invece è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto proprio il modo in cui riesce a ricostruire questo affresco storico e a trasmettere attraverso le vicende dei personaggi i rapporti fra di loro, proprio come cambia la società tedesca attraverso questi decenni. Io mi perdo in chiacchiere, dovrei andare più veloce, anche perché ovviamente questi libri ve li ho tutti recensiti sul canale, quindi trovate i vari commenti o nei wrap up, vi lascerò la playlist linkata con tutti i wrap up dell'anno, oppure nelle dirette che abbiamo fatto per il gruppo di lettura, e anche in quel caso vi lascerò la playlist così potete andare ad approfondire. Veniamo a questo punto all'ottava posizione, qua c'è un classicone, potevano mancare dei classici, ovviamente no, ovvero Ritratto di signora di Harry James. Questo è il volume 2, non sono stata a tirare fuori dalla libreria entrambi i volumi, ma specialmente in questa edizione lo trovate, a parte che è stupenda, edito appunto in due volumi perché anche questo è un bel mattoncino, siamo sulle 600-700 pagine più o meno.
Al pari degli Effinger, questo è un romanzo dal ritmo estremamente lento, forse ancora più lento degli Effinger. La trama, proprio l'intreccio è esilissimo ed è molto diluito all'interno di queste 600-700 pagine. Gli eventi principali sono pochi perché il focus, l'attenzione dell'autore è, nel rappresentare una certa società, ora vi dico quale, quindi nell'affresco, nel racconto di costume di un certo tipo di società, di personaggi che si muovono all'interno di questa società, e dall'altra nella psicologia dei personaggi, nell'introspezione e lo studio psicologico dei personaggi, prevalentemente della protagonista Isabella Archer, ma in realtà di tutti i personaggi. È quindi un romanzo veramente molto molto lento, ve lo dico io che i romanzi lenti li amo, ma è un romanzo scritto splendidamente perché la prosa di Harry James è fantastica, veramente molto raffinata. E soprattutto molto sottile. Voi dovete costantemente leggere tra le righe per comprendere appieno i personaggi, le loro intenzioni, i loro pensieri, ma soprattutto sono personaggi che si muovono all'interno dell'alta società, dove le convenzioni, l'educazione, la cortesia impongono un certo tipo di comportamento. Quindi le persone non si possono dire in faccia quello che pensano, si possono mandare a quel paese esplicitamente, ma lo fanno sempre in modo molto sottile, attraverso allusioni, sarcasmo, ed è fantastico, è veramente fantastico leggere i dialoghi, di questi personaggi, però ci vuole molta attenzione per cogliere appieno, appunto, quello che effettivamente realmente vogliono dire. Questo è per certi aspetti un romanzo di formazione che racconta l'evoluzione di un personaggio femminile veramente molto molto bello e raccontato con grande sensibilità. Isabella Archer è infatti una giovane donna americana appartenente alla, diciamo, borghesia americana. La sua famiglia non è ricchissima, ma neanche povera. Per lei però sembrano essere rimaste un po' le briciole, le sorelle si sono sposate, lei però non sembra molto intenzionata a sistemarsi. È un personaggio molto anticonformista, solitario, a cui piace molto leggere, che si ritira nel suo angolino a leggere i classici della letteratura, e viene considerata proprio per questo motivo molto intelligente e tenuta un po' a distanza dal resto della famiglia, che non la comprende appieno. Viene in suo soccorso però la zia, anche lei americana, ma che vive da tempo in Europa, che la prende sotto la sua ala e la porta appunto in Europa con sé. Prima in Inghilterra, a casa del marito appunto di questa zia, dove lei appunto farà la conoscenza dello zio, del cugino e di tanti altri personaggi. Dopodiché le due partiranno per un viaggio attraverso l'Europa, in particolare in Italia. Gran parte di questo romanzo infatti è ambientato in Italia tra Firenze e Roma. Altro elemento di fascino all'interno di questo romanzo, perché noi vediamo proprio come gli americani, questi americani ricchissimi che possono permettersi di passare la vita in viaggio, in vacanza, senza dover fare niente, semplicemente facendo la bella vita in Italia, affittando dei veri e propri castelli come residenza, appunto come il loro sguardo sull'Italia, sull'Europa in generale, che ha uno sguardo a volte un po' ironico e distaccato, perché vedono nel vecchio continente appunto un qualcosa di immobile. E mentre invece l'America è sempre in pieno fermento, in pieno progresso e avanzamento, mentre trovano l'Europa molto stagnante, ferma su se stessa, ma dall'altra parte hanno una sorta di senso di inferiorità nei confronti della lunga storia e dell'egemonia culturale che all'epoca esisteva, dell'Europa nei confronti degli Stati Uniti, che erano uno stato, molto giovane rispetto invece alla lunga storia europea. Quindi è anche interessante, no, questo punto di vista. Ma dicevamo Isabella Archer, che da giovane donna un po' spiantata, perché la sua famiglia non è molto ricca, riceve inaspettatamente una fortuna, un'eredità inaspettata, e quindi diventa appetibile per tanti cacciatori di dote. Lei quindi dovrà in qualche modo scegliere tra una serie di pretendenti, tutti personaggi molto diversi fra loro,
e senza fare troppi spoiler non sceglierà bene. Questo matrimonio sbagliato la porterà però a crescere profondamente, a superare la propria ingenuità che si portava dietro dal fatto di essere una giovane donna che aveva letto tanti libri, quindi sì, era anche colta, era anche intelligente, ma non aveva mai fatto esperienza del mondo e quindi era molto semplice da raggirare e diventerà una donna decisamente più consapevole e più matura. È un bellissimo romanzo, raffinatissimo. Al centro, come vi dicevo, c'è il racconto di uno specifico tipo di società che era quella degli americani ricchi che vivevano in Italia, quindi anche una società molto ristretta, molto chiusa e regolata da leggi e convenzioni. Molto particolari e rigide, perché comunque qui si parla di americani che vengono da un certo tipo di cultura puritana, anche se ancora non così viva, però insomma l'ascendenza è quella. In questo senso mi ha ricordato tantissimo anche L'età dell'innocenza di Edith Wharton, e vi dico sempre: se vi è piaciuto uno, dovete leggere anche l'altro, perché i due romanzi sono molto imparentati. Molto molto bello, mi è rimasto veramente impresso alcune immagini, soprattutto del paesaggio toscano, così come viene descritto, di Firenze, di Roma, mi sono rimaste veramente, ma anche della stessa Inghilterra, campagna inglese. Mi sono rimasti veramente molto impressi, così come mi sono rimasti impressi i personaggi, perché sono veramente ben costruiti, ben delineati. La settima posizione non sorprenderà nessuno, perché qua ritroviamo una delle mie autrici del cuore, ovvero Elizabeth Jean Howard con La ragazza giusta. Questo è uno dei miei romanzi preferiti dell'autrice, subito dopo la saga dei Casalet, che rimane a mio parere il suo capolavoro, ed è un romanzo divertentissimo, cioè in primo luogo mi ha fatto veramente molto ridere, perché questa vena ironica Howard ce l'ha in tutte le sue opere. È un'ironia molto sottile, venata di sarcasmo, però c'è in tutte le sue opere. Qui però proprio è ai massimi livelli. Ci sono anche dei personaggi che sono piuttosto macchiettistici, personaggi secondari ovviamente, che però sono messi lì proprio per far ridere e fanno ridere, cioè perlomeno a me fanno ridere. Poi insomma il senso dell'umorismo è una roba molto soggettiva, ma soprattutto è un romanzo in cui mi sono un po' rispecchiata grazie al protagonista. Il protagonista è infatti un giovane uomo, cosa abbastanza insolita per la Howard, dato che di solito le sue protagoniste sono donne. Qui invece abbiamo un giovane uomo che si chiama Gavin, che ha più o meno la mia età perché ha 30 anni. Vive ancora con i genitori, siamo negli anni 70 del Novecento più o meno, se non ricordo male, e appunto è un tipo molto introverso, molto riservato, che passa le sue giornate a leggere libri, ascoltare la musica classica nella sua camera, che è il suo paradiso, che ha arredato lui con le cose che gli piacciono, è un po' la sua oasi felice, la sua oasi di tranquillità, ed è un personaggio che non fa granché vita sociale, anzi è spaventato dagli eventi mondani e dal contatto con altre persone, le persone strane, perché va subito in crisi, non sa bene come interagire. Di lavoro fa il parrucchiere per signore ed è molto apprezzato dalle sue clienti, perché sa ascoltare insomma le loro confessioni, i loro racconti, i loro sfoghi, ed è sempre molto disponibile e bravo nel suo lavoro. La sua vita, che apparentemente è congelata in questa sorta di stasi, di monotonia, di giorni che si susseguono tutti uguali, viene scossa, viene sconvolta al momento in cui l'amico Harry lo trascina, lui volente o nolente, a una festa. A questa festa Gavin incontrerà due donne molto diverse fra loro. Abbiamo una padrona di casa, che è una donna matura, molto bella, affascinante, anticonformista, appariscente anche per come è vestita, per come è acconciata e truccata, e che fa subito colpo su di lui. Subito riesce a sentirsi a suo agio nel parlare con questa donna, cosa che con gli estranei, come diciamo, non gli capita spesso. Dall'altra parte incontra però anche una ragazza più giovane, molto diversa, più maldestra, un po' bizzarra, ecco.
e che appartiene alla nobiltà. Queste donne molto diverse fra loro finiranno per attirare Gavin, ognuno a suo modo, all'interno della loro zona di gravità, diciamo così, e questo lo porterà a vivere tutta una serie di esperienze che lo cambieranno profondamente e finalmente lo smuoveranno da quel momento di stasi, di limbo in cui si trovava, anche perché per la prima volta entrerà in contatto con delle donne vere, delle donne reali, mentre prima non aveva mai avuto relazioni reali con l'altro sesso e quindi nella sua testa si immaginava una ragazza ideale, perfetta, bellissima, eterea, che ovviamente però non aveva nessun contatto con la realtà. Invece queste donne, con i loro pregi e con i loro difetti, lo metteranno in contatto con le donne reali, con cosa sono le donne davvero e com'è la vita delle donne. Quindi lui supererà anche tutta una serie di stereotipi di genere che ha assorbito dalla società circostante e diventerà un personaggio nuovo, darà una svolta alla sua vita. Mi è piaciuto molto, mi sono molto immedesimata con il protagonista, che è un personaggio appunto molto introverso, che fa fatica a socializzare con gli altri e che si rinchiude nella sua camera a leggere. Poi insomma più o meno abbiamo la stessa età, quindi ci sono stati tanti elementi in comune e poi insomma anche tante cose diverse, però anche questo ha giocato. La scrittura della Howard è sempre molto bella, lei è bravissima proprio nella costruzione psicologica, nell'introspezione dei suoi personaggi, anche in questo caso non fa eccezione. Quinta posizione per un altro libro letto con il mio GDL, è stata la prima lettura con cui abbiamo inaugurato l'anno ed è Patria di Fernando Aramburu. Ci vedete il segnalibro perché in teoria lo sta leggendo mia madre, sono andata a prenderlo dal suo comodino per mostrarvelo. È un libro che, a differenza degli Effinger, punta molto sul coinvolgimento emotivo del lettore e racconta i personaggi, mette proprio i personaggi, le vicende dei personaggi al centro, le relazioni fra di loro, i loro pensieri, le loro emotività, anche se poi alle spalle di questa storia familiare c'è un dramma storico, un dramma collettivo, però tutto questo viene raccontato concentrandosi molto sui singoli personaggi e quindi anche sul coinvolgimento emotivo del lettore o della lettrice. Questo romanzo infatti è ambientato nei Paesi Baschi. La storia comincia a inizio anni 2000, quando l'ETA, che era questa associazione terroristica che organizzava azioni violente, attentati per rivendicare l'indipendentismo del popolo basco, fa questo annuncio dicendo che continuerà a lottare per l'indipendenza dei baschi, ma non attuerà più azioni violente. È quindi un momento cruciale per la storia dei Paesi Baschi, perché in qualche modo si chiude una parte della storia. A quel punto bisogna ricostruire, perché questa azione del terrorismo basco, che è andata avanti per decenni, ha causato innumerevoli ferite all'interno della stessa comunità basca, perché non soltanto tanti baschi sono stati colpiti e sono stati vittime del terrorismo, tanti altri giovani sono stati irretiti dagli ideali dell'ETA e quindi si sono ritrovati coinvolti in azioni terribili, sono stati messi in prigione, hanno perso la vita proprio perché erano stati coinvolti nel periodo della giovinezza in questa azione collettiva, perché particolarmente vulnerabili a questo tipo di ideali, a questo tipo di senso di collettività, di comunità e di azione giusta da perpetuare. E quindi l'autore che cosa ci vuole dire? Ci vuole dire che è necessario fare un lavoro molto attento per superare questa ferita che l'ETA ha provocato all'interno della comunità basca, che non significa dimenticare le vittime, assolutamente no, ma significa smettere di perseguire la vendetta e trovare una riconciliazione tra le vittime e i carnefici, perché poi come dicevamo, insomma, in parte sono stati vittime anche coloro che hanno preso parte alle azioni e soprattutto i familiari di coloro che si sono ritrovati coinvolti all'interno dell'ETA. E questo romanzo racconta proprio di questo, perché al centro ci sono due famiglie che inizialmente erano molto unite, dato che i genitori erano molto amici, ma che finiscono divise e si allontanano totalmente nel momento in cui il figlio di una delle due famiglie
diventa membro dell'ETA, mentre il padre dell'altra famiglia viene ucciso proprio dall'ETA, in un attentato dell'ETA. Quindi la storia comincia proprio da questo annuncio e poi piano piano si torna indietro nel tempo, la narrazione fa vari salti temporali, si va avanti e indietro nel tempo, ci racconta le storie di tutti i personaggi che sono i componenti di queste due famiglie e di come il rapporto tra le due famiglie si sia pian piano, si sia appunto sgretolato, si sia rotto e di come i personaggi siano stati, ognuno a loro modo, segnati. Dalla parte di una famiglia, dal lutto, dalla perdita del padre, del marito, dall'altra dal fatto che uno dei fratelli è entrato appunto nell'ETA, quindi ha cominciato una vita clandestina, una vita fatta di azioni violente e quindi ovviamente questo ha segnato profondamente anche i suoi familiari. Quindi da una parte e dall'altra c'è stata comunque grande sofferenza a causa appunto di queste azioni violente, dell'azione del terrorismo. È un bellissimo romanzo che mi è piaciuto tantissimo proprio per il modo in cui racconta tutto questo e il modo in cui riflette su il rapporto tra il concetto di patria e quando questo viene portato alle estreme conseguenze diventa invece un sentimento nazionalista, che invece è un sentimento violento e può essere pericoloso, e di come queste ideologie violente possano effettivamente fare gravi danni, come è successo appunto al popolo basco. Io l'ho apprezzato tanto, ve ne ho parlato a lungo nella diretta, quindi vi rimando a quello lì, ne abbiamo parlato insieme. È un libro che è stato molto apprezzato all'interno del gruppo di lettura, ne sono molto felice e ve lo consiglio perché secondo me è facile che vi possa piacere e che lo possiate apprezzare. Nonostante non tutti i personaggi siano proprio simpaticissimi, anzi c'è stata molta polarizzazione, da questo punto di vista è però un bellissimo romanzo e i personaggi sono comunque ben caratterizzati, molto ben costruiti. Quinta posizione, passiamo ad un altro romanzo di cui vi ho parlato tantissimo quest'anno, soprattutto perché è un romanzo italiano degli anni 70, del Novecento, se non ricordo male, di cui però in realtà non si parla quasi mai ed è un vero peccato, e quindi io ve l'ho spammato da tutte le parti e sto parlando del Resto di Niente di Enzo Striano, un bel romanzone storico come piace a me. Innanzitutto grazie alla scrittura di Striano, che è una scrittura ricchissima e veramente molto molto raffinata, e grazie anche all'affresco storico che lui fa. Ci racconta infatti la vita di Eleonora de Fonseca Pimentel, che era una donna di origine portoghese che però era nata e cresciuta in Italia. In particolare la sua patria d'elezione è stata la città di Napoli, e lei, insieme a tanti altri intellettuali della corte del re dei Borbone, ispirati dagli ideali dell'illuminismo e dalla rivoluzione francese, siamo infatti nella seconda metà del Settecento, nel 1799 compì una rivolta, scacciò il re Borbone e instaurò la cosiddetta Repubblica Napoletana, che però non rimase in piedi a lungo, purtroppo. Tutto questo appunto ci viene raccontato attraverso la vita di Eleonora, che bambina arriva a Napoli, piano piano la vediamo crescere sia come persona, come donna, che come poetessa e scrittrice. Perché lei è stata appunto scrittrice, poetessa, ma è stata anche giornalista, cosa piuttosto insolita per una donna all'epoca. È infatti una donna che proprio a causa del fatto di essere donna va incontro a tutta una serie di problematiche legate al suo ruolo nella società. Spesso è costretta a mettere da parte il suo amore per la letteratura e per la scrittura per prendersi cura dei suoi familiari, è costretta a sposare un uomo meschino perché in quanto donna deve sposarsi per forza e quindi deve affrontare tutta una serie di difficoltà legate appunto al proprio sesso. L'unico aspetto che non ho apprezzato tantissimo di questo romanzo è come il personaggio di Eleonora viene rappresentato, che l'ho trovato molto indeciso, molto indebolito, che sembra farsi un po' trascinare degli eventi piuttosto che
agire in modo attivo e una donna come lei che ha preso parte alla rivoluzione, che ha scritto un giornale nei mesi in cui la Repubblica Napoletana era in piedi, mi sembra una donna che in realtà era, cioè mi fa pensare a una donna che in realtà era molto più attiva di così. Striano l'ha rappresentata in questo modo, purtroppo secondo me depotenziando un po' il personaggio, però tutto il resto del romanzo mi è piaciuto tantissimo perché lui non racconta soltanto la vita dell'Onora, ma racconta proprio tutto l'atmosfera del circolo intellettuale della Napoli dell'epoca, la corte e non solo, perché spesso ci si cala anche nei quartieri più poveri della città. Infatti, uno degli elementi più forti e potenti di questo romanzo è proprio il ritratto che emerge della città di Napoli, che è veramente una città viva e tridimensionale, veramente ben rappresentata. Si respira proprio i profumi, l'atmosfera di questa città così carismatica e particolare come Napoli. E poi, ovviamente, attraverso questa storia, l'autore fa tutta un'analisi politica del rapporto tra gli intellettuali, che in questo caso sono i promotori della ribellione, della rivolta che porta alla cacciata dei Borboni, e invece il popolo, il resto della comunità di Napoli che fin da subito si schiera dalla parte del re e quindi in opposizione agli intellettuali stessi che invece sostengono di agire per il popolo, per il miglioramento dello stile di vita, del livello di vita del popolo, proprio appunto perché sono animati da ideali illuministi. Ma questo si riflette poi anche nella contemporaneità dell'autore, perché lui vuole proprio, come dire, dimostrare che non è attraverso un colpo di mano, una ribellione, una rivoluzione violenta che si cambiano effettivamente le cose, ma piuttosto si deve attuare un processo graduale che passa attraverso l'educazione, che passa attraverso il coinvolgimento politico di ogni strato della società, ma soprattutto, secondo me, vuole un po' smantellare quell'atteggiamento elitario che si respira a volte all'interno dei circoli intellettuali, che vuole un po' sostenere il fatto che deve crollare questa barriera che esiste tra l'intellettuale e invece il popolo, anzi le due realtà devono essere messe in assoluta comunicazione affinché appunto questo progresso sia stabile, riesca. Ecco, invece i protagonisti, insomma, della rivolta napoletana non fanno così e falliscono anche per questo, proprio perché il popolo stesso gli si rivolta contro. Bellissimo, bellissimo romanzo, non se ne parla abbastanza, peccato, ma io ve lo consiglio. Torno a consigliarvelo tantissimo. Ci avviciniamo al podio, terza posizione per un altro classico, anche questo non abbastanza letto, purtroppo, ovvero Nord e Sud di Elizabeth Gaskell. Bellissimo, bellissimo. Io mi sono innamorata di questa autrice che in realtà già avevo conosciuto con Lois la strega, ma questo romanzo è veramente stupendo. Allora, mi sto dilungando troppo, quindi cercherò di andare veloce. E anche perché anche di questo ve ne ho parlato a più riprese sul canale quest'anno perché veramente mi ha colpita tantissimo. C'è chi lo paragona a Orgoglio e Pregiudizio perché la storia d'amore che si costruisce al centro ricorda un po' il rapporto tra Elizabeth e il signor Darsi, proprio perché i due personaggi partono col piede sbagliato, diciamo, c'è una certa ostilità tra l'uno e l'altro, sembrano non comprendersi, hanno dei pregiudizi l'uno sull'altro, l'uno nei confronti dell'altro e viceversa. Poi, però, piano piano questi pregiudizi vengono superati e così vengono superate le loro differenze. A differenza però di Orgoglio e Pregiudizio, qua oltre appunto, all'orgoglio e al pregiudizio, qua entrano in gioco anche differenze più strutturali tra i due personaggi, perché abbiamo la protagonista Margaret Hale, che è una ragazza del sud dell'Inghilterra, un sud rurale, il padre è un pastore anglicano, quindi lei cresce in una realtà di provincia in cui tutti si conoscono, con dei valori che hanno a che fare con la vecchia Inghilterra, legati poi, insomma, alla religione anglicana, alla carità, al soccorso del prossimo, a un certo concetto di onore e appunto ad una realtà più vicina, più rurale, anche più verde, più in contatto con la natura. Ad un certo punto, però, la famiglia è costretta a trasferirsi a nord,
Hamilton Norton, che è una sorta di Manchester dell'epoca. Siamo a metà 800, quindi in una cittadina che è in piena rivoluzione industriale, in pieno fermento, perché appunto è da poco arrivata la rivoluzione industriale in Inghilterra. Ed è una città molto grigia, in cui per le strade si respira la miseria di questi operai che sono costretti a fare turni di lavoro massacranti, guadagnano molto poco, quindi fanno fatica a sostenere le loro famiglie, spesso sono vittime di alcolismo o di altre problematiche, e quindi Margaret si trova inizialmente molto spaesata in questo contesto, dove ci sono ideali completamente diversi dai suoi. La borghesia industriale di Manchester ha dei valori completamente diversi da quelli della famiglia di Margaret, una famiglia legata ai vecchi valori, alla staticità della campagna. Invece la nuova borghesia è molto legata più al progresso piuttosto che alle tradizioni, al profitto, al guadagno, all'avanzamento tecnologico, al movimento, mentre loro vengono da una realtà tradizionalista e statica. Quindi il primo contatto che lei ha con l'altra faccia della medaglia, cioè il signor Thornton, che è appunto un self-made man, uno che si è fatto da solo, che dal nulla ha tirato su una fabbrica e è diventato uno dei più ricchi della città, è di grande conflitto, perché si trovano proprio su due fronti opposti, ma piano piano entreranno in contatto fra di loro. E sullo sfondo, come vi dicevo, si dipana poi tutto il contesto della realtà industriale dell'epoca, con la classe operaia che si va formando, va prendendo consapevolezza, gli scioperi, le proteste, i tentativi di migliorare le condizioni di vita di queste persone che appunto vivevano in condizioni veramente terribili, lavoravano in condizioni terribili, spesso si ammalavano per questo motivo, e Margaret comincia a imparare piano piano le regole di questa nuova realtà in cui si trova, conosce una famiglia di operai. E piano piano poi, come vi dicevo, supera anche i suoi pregiudizi su il povero signor Thornton. Mi è piaciuto, po povero fino a un certo punto, perché che lui c'ha un caratterino, ma a parte questo, il romanzo mi è piaciuto tantissimo. Forse un pochino vittoriano nel susseguirsi di tragedie che si sviluppa a un certo punto, veramente una dopo l'altra, però per il resto mi è piaciuto veramente tanto e l'ho trovato un romanzo veramente molto interessante, per questa doppia dinamica, per cui sì, al centro c'è la storia d'amore, però senza dimenticare il contesto storico, la realtà vera e viva che questi personaggi vivevano, cosa che invece, ad esempio, in Jane Austen non c'è tanto, perché i suoi romanzi si svolgono in una sorta di idilliaca campagna e quindi è tutto un po' al di fuori della storia. Qui invece la storia entra prepotentemente, il contesto storico entra prepotentemente. È molto molto bello, e ho altri libri di Gaskell che voglio assolutamente leggere e altri che voglio acquistare perché mi ha veramente conquistata. Siamo sul podio, terzo posto. Cercherò di andare veloce perché questi libri mi sono piaciuti veramente tanto, rischio di parlarvene per ore, già mi sa che mi sono dilungata abbastanza. Allora, al terzo posto troviamo L'evento di Annie Ernaux, un testo autobiografico che mi ha colpita veramente tanto. Nonostante si tratti di un libro così breve, vi giuro, è un pugno nello stomaco, una vera e propria pugnalata, che mi ha fatto innamorare poi di questa autrice, che ha questo stile di scrittura, ve l'ho ripetuto spesso, così scarno e apparentemente asettico, ma proprio per questo estremamente tagliente, proprio perché è crudo, rappresenta gli eventi in modo crudo e assolutamente diretto, senza alcun tipo di edulcorazione. In particolare, questo testo, che come dicevamo è autobiografico, racconta un episodio della vita dell'autrice. Lei si trasferisce in città, è una ragazza che è cresciuta in provincia, in una famiglia borghese di provincia, si trasferisce in città per frequentare l'università e qui rimane incinta. Non vuole portare avanti la gravidanza, ma all'epoca in Francia l'aborto non è illegale. Quindi è costretta a rivolgersi a una donna che compie aborti clandestini. Ovviamente questo porterà a tutta una serie di conseguenze.
delle quali ovviamente non vi parlerò. È un testo interessante perché non soltanto si parla dell'esperienza dell'autrice, ma in realtà attraverso la sua esperienza personale, l'autrice racconta la vicenda di tante altre donne che non hanno voluto, non hanno potuto scrivere, quindi raccontare la propria esperienza, ma hanno vissuto qualcosa di molto simile a lei. La violenza, l'umiliazione, il giudizio degli altri, il rischio della vita per compiere quello che poi è esercitare un diritto, ma che all'epoca non era riconosciuto e che quindi le portava a rivolgersi a persone senza scrupoli, mettendo a rischio la loro stessa vita perché non erano tutelate, e poi l'umiliazione, il dolore fisico e psicologico per ciò che si subiva. È veramente molto forte questo tipo di racconto e ci ricorda quanto il diritto all'aborto sia importante e sia necessario mantenerlo e non farcelo portare via. E poi è un testo in cui l'autrice, in quanto tale, riflette anche molto sulla scrittura. Come vi dicevo, lei ci dice che scrive questa storia anche per tutte le donne che non hanno potuto, non hanno voluto scriverla, perché riflette anche molto appunto sul suo rapporto con la scrittura e sul potere della scrittura stessa. E ci sarebbe tanto altro da dire, mi fermo qua, leggete Annirno, mi limito a dire questo e l'evento in particolare che è veramente molto molto forte, quindi magari siete particolarmente sensibili, non ve lo consiglio, però è stupendo e non vi lascerà assolutamente indifferenti, nonostante sia una lettura breve, è veramente molto molto potente e incisiva. Secondo posto, direi che non sarà difficile indovinare, altro autore del cuore. McEwan. Ogni anno leggo un libro di McEwan, ogni anno un libro di McEwan finisce in classifica. Anche qui ve ne ho parlato fino allo sfinimento di questo libro, ve l'ho citato anche in un video recente in cui vi parlo di 5 libri geniali, quindi mi sa che vi ho annoiato abbastanza. Nel guscio. Nel guscio è un romanzo fantastico, geniale, l'ho già detto, che è una riscrittura moderna del mito di Amleso di Shakespeare. Solo che qui Amleso è un bambino non ancora nato che si trova nella pancia della madre. Madre Trudy che con l'amante Claude, i nomi vi ricordano qualcosa? Esatto, si chiamano come i personaggi di Shakespeare, stanno complottando per uccidere il padre del bambino. Il bambino assiste a tutto questo, ma è ovviamente impotente, così come Amleso era immobilizzato dal dubbio, lui è immobilizzato dal fatto di trovarsi dentro a un guscio che è appunto il ventre della madre. E quindi ascolta tutto, sente tutto, ma non può agire, non può difendere il padre. È un romanzo. Allora, intanto scritto splendidamente, qua McEwan fa anche ricorso a una certa dose di ricercatezza ulteriore nella sua scrittura, perché una delle idee geniali che lui ha avuto è caratterizzare questo feto come un personaggio estremamente erudito, un personaggio estremamente snob, molto molto colto e che quindi quando riflette, quando si dà voce alle sue riflessioni, ai suoi pensieri, lo fa in modo veramente molto raffinato e quindi la scrittura si adatta a questo punto di vista. Però poi i dialoghi sono molto fluidi, molto realistici, molto botta e risposta, proprio a dimostrare quanto l'autore padroneggi i vari registri linguistici. Ma non c'è bisogno che ve lo dica io, cioè McEwan è un grandissimo scrittore contemporaneo. E che altro poi, oltre ad essere un romanzo molto ricco di suspense, perché è quasi un thriller, no? Due personaggi stanno cercando di assassinare un terzo, ce la faranno, non ce la faranno, la passeranno liscia, quindi c'è tanta tensione, ma poi è un libro anche molto letterario e che ha una grande profondità di sguardo e di riflessione sulla contemporaneità. C'è tutto un capitolo in particolare che è geniale, cioè veramente geniale, cioè riflette sulla condizione dell'umanità contemporanea tra guerre, crisi climatiche, crisi migratorie, conflitti sociali, ma lo fa in modo veramente geniale e poi fortemente ironico. Bellissimo, 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 bellissimo. Secondo posto più che meritato. Ma chi avrà scalzato McEwan dal podio, dal primo posto, dalla medaglia d'oro? È stata dura, scegliere, però questo libro mi è piaciuto veramente tanto, mi ha conquistata, ancora ci penso, a distanza di diversi mesi da quando l'ho letto e
Bellissimo, bellissimo, e anche questo l'ho letto con il mio gruppo di lettura, non posso essere più felice di così. Sto parlando delle correzioni di Jonathan Franzen. Anche qua ci vedete il segnalibro perché lo sta leggendo al momento mio padre. Non so se alla fine gli piacerà perché è un romanzo in cui non succede quasi nulla, cioè è tutta una preparazione, cioè le prime 500 pagine sono tutta una preparazione per arrivare poi alle ultime 100 dove c'è la deflagrazione finale. Cioè il romanzo si apre con un prologo che ci anticipa che sta per arrivare una tempesta. Noi la sentiamo arrivare nelle 500 pagine successive e poi nelle ultime 100 la tempesta arriva e distrugge tutto. Questo è un po' il punto. Ma in realtà è un romanzo che si concentra molto sul ritratto dei personaggi, i vari punti di vista dei componenti della famiglia Lambert, che sono i protagonisti, si alternano all'interno della narrazione, così noi possiamo scavare ben bene all'interno della loro psicologia, della loro vita e soprattutto, grazie a questo romanzo, Franzen fa un ritratto di quella che è la classe media americana, ma soprattutto ci racconta la crisi della classe media americana. Lo fa attraverso una famiglia assolutamente disfunzionale, che è appunto quella dei Lambert, i cui genitori Enid e oddio non mi ricordo come si chiama il ho un lapsus, vabbè, i due genitori stanno vogliono riunire Alfred. Alfred si chiama, mi pare Alfred, perdonatemi se per caso sbaglio, mi pare si chiami Alfred. Alfred e Enid stanno, vogliono riunire la famiglia per un ultimo Natale, perché Alfred sta cominciando un po', a smarrire la coscienza di sé, mostra infatti i primi sintomi di una qualche malattia legata alla demenza senile. Quindi il loro sogno è riunire tutti i figli per questa ultima occasione, figli che vivono ormai da tempo lontani da casa e che sono un po', ognuno a modo suo, un fallimento per i genitori, perché si sono tutti loro distaccati da quelli che erano gli ideali di vita dei genitori stessi. E ognuno di loro, nonostante questo, nonostante cerchi in un modo o nell'altro di prendere le distanze dagli insegnamenti e dal modello di vita che hanno imposto loro i due genitori, volenti o nolenti, finiscono per ricascare o comunque per essere fortemente condizionati dall'educazione che hanno ricevuto. E quello che fanno tutti i personaggi è sforzarsi costantemente di attuare tutta una serie di correzioni per rimettere in binario la loro vita, un binario che è, diciamo, quella che viene considerata la normalità. Si sforzano di aderire ad un modello convenzionale, che vorrebbe le loro vite perfettamente incasellate in una sorta di perfezione artificiosa che è legata appunto all'ideale della classe media americana, specialmente del Midwest, al sogno americano, a un certo tipo di vita borghese. Ecco, però tutti loro cercano costantemente di riaggiustare, di reinserirsi in questo binario, ma costantemente ne escono fuori, deragliano, ad ogni curva deragliano. E quindi queste correzioni, alla fine, questo lavoro di correzione è un lavoro estenuante, frustrante, che non porta da nessuna parte. I personaggi sono ognuno a suo modo pessimi perché hanno tutti i loro problemi, hanno tutti i loro lati negativi e soprattutto sono inseriti in una famiglia i cui rapporti affettivi, i cui legami si sono completamente distrutti. Non esiste più quel sentimento di amore filiale tra fratelli e sorelle, tra genitori e figli che dovrebbe esistere all'interno di una famiglia sana, anche con le sue difficoltà, ma questi legami si sono completamente usurati per tutta una serie di motivi. Ci sarebbe da dire mille altre cose su questo romanzo pazzesco che poi riflette a lungo sulla società americana con uno sguardo anche molto satirico, con un'ironia molto grottesca, si sofferma molto sul consumismo, ad esempio, sul conformismo della società americana e su tanti altri aspetti che ora qui non ho il tempo di esporvi. Vi consiglio però appunto di guardarvi la live se volete un commento più approfondito. È un romanzo bellissimo, la scrittura è pazzesca. Cioè, Franzen ha una prosa veramente meravigliosa. La struttura del romanzo stesso è molto particolare. È un romanzo anche pieno di simboli, di rimandi.
meraviglioso, cioè è tutto bellissimo, la caratterizzazione dei personaggi, la loro introspezione psicologica, sono personaggi odiosi, ma sono talmente realistici che sembrano personaggi reali. E bello, 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 non so che altro dire, bello, cioè potrei parlare ancora per un'ora, ma mi sa che sto finendo la batteria, quindi mi fermo qua. Romanzo del cuore dell'anno. Stupendo, bellissimo. Anche questo non è un romanzo adatto a tutti perché è molto lento, può risultare pesante per alcuni, però è un classico tipo di romanzo familiare che a me piace da morire e infatti me ne sono innamorata, voglio assolutamente leggere altro di Franzen. Bene, il video finisce qui, io vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine e ovviamente vi aspetto qui sotto nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video.